www.thebrainfarm.com. Le ruote Fulcrum Wind 40 Disc. Mi sono appena arrivate e se vi va apriamo insieme la confezione. Vengono spedite dentro un cartone. Hanno una confezione molto curata, fare in modo in maniera che queste non si rovinino durante il trasporto. Non prevedono le sacche, ma sono spedite dentro due sacchi di nylon. Questa è la ruota anteriore. Qui di conseguenza abbiamo la ruota posteriore. E in fondo troviamo il libretto. In fondo troviamo il libretto con quelle che sono le istruzioni e le caratteristiche. Ogni ruota viene fornita della sua garanzia, viene incastrata qua nel mozzo. E eccole qua. Wind 40. 40 sta per definire l'altezza del cerchio. Abbiamo quindi un cerchio leggero creato dalla sovrapposizione di multistrati di carbonio unidirezionale. 40 mm. Per chi non vuole esagerare, ma vuole una ruota aerodinamica, leggera in salita e precisa in pianura. Cerchio largo 27 mm. Il canale interno è di 19 mm. È predisposto per copertoni da 25 fino a 50, quindi insomma ci avviciniamo già al gravel, anche se queste ruote sono nate per triathlon e corsa. Raggi in acciaio a doppio spessore, in inkless, all'interno del cerchio non si vede chiaramente nulla. Vengono montati manualmente questi cerchi facendo passare il inkless dentro al buco della valvola e trascinati nella loro posizione con una calamita. Poi vengono assemblate le ruote, quindi di conseguenza queste sono proprio tubeless queste ruote. Allora, i raggi sono in acciaio a doppio spessore, in inkless, in ergal. La caratteristica di questi cerchi è la sua costruzione, nel senso che per montarle, che vengono montate completamente a mano, bisogna mettere il inkless in ergal dentro al cerchio tramite il buco della valvola, poi con una calamita si trascinano nella loro posizione e vengono montati i raggi. È una bella lavorazione, anche un domani che ci sia bisogno di fare la sostituzione di un raggio perché magari si è rotto, è un po', insomma, è un po' difficoltoso, non è una cosa che possono fare tutti. 24 raggi sia nella ruota anteriore che in quella posteriore. Posteriore abbiamo 24 raggi in totale, di cui 16 dalla parte dei rapporti e 8 dalla parte del disco. Ok, perché fanno così? Fanno così perché la parte che deve essere più robusta è dove sforza, dove ci va il bacco pignolo e dove gira. Da quella parte, dalla parte opposta, abbiamo il disco e di conseguenza ne bastano un po' meno di raggi. La ruota anteriore ha
i soliti 24 raggi, di cui 16 dalla parte del disco e dove sforza quando noi freniamo, e 8 dalla parte opposta. I mozzi sono in alluminio. All'interno c'è un cuscinetto in acciaio sigillato, il perno del mozzo è in alluminio. Corpetto ruota libera, me la fanno, la possiamo avere, scusate, Shimano, SRAM e Campagnolo. Il peso di entrambe le ruote, dichiarato dalla Fulcro, è 1680 grammi di entrambe. Andiamo a pesarle. Ruota posteriore, in questo caso mi dà 890 grammi. Ruota anteriore. Otto e dieci più 8 e 90 fanno 1700. Siamo dentro al peso che loro dichiarano. Loro dicono 1,680 kg, noi siamo 1700, 20 grammi, non c'è una gran differenza. Bene, queste ruote possono essere montate con i tubeless e con i copertoncini. Sono fantastiche, non c'è da impazzire a dover mettere dei nastri di protezione, perché come dicevamo prima il cerchio è completamente chiuso, quindi basta montare la valvola che non viene fornita e i copertoni, il lattice, e siamo a posto. Due belle ruote per chi si vuole avvicinare alle ruote in carbonio spendendo delle cifre relativamente basse, superiamo di poco le 1200 euro. Bene, grazie a tutti dell'attenzione e buona giornata, grazie ancora.